di Said Jeffrey, il famoso attore di Hollywood. Avevo 19 anni quando mi sono sposato con Merunima, che ne aveva 17. Via via che sono cresciuto, sono sempre stato più affascinato dalla cultura britannica nell'India coloniale. Ho imparato a parlare inglese fluentemente, a indossare completi con grazia e a sviluppare un'etichetta impeccabile. Merunima però è cresciuta in modo totalmente opposto a me, la tipica donna di casa, casalinga. Tutti i miei consigli e ammonimenti non hanno potuto cambiare la sua personalità di base, una donna obbediente, una madre devota e una buona donna di casa. Ma non era ciò che volevo. Più cercavo di cambiarla, più lei si allontanava. Gradualmente ha avuto una metamorfosi da una giovane, allegra ragazza affezionata in una donna piuttosto insicura. Allo stesso tempo ho iniziato ad essere attratto da un'attrice mia collega che aveva in sé tutto ciò che avrei voluto in mia moglie. Dopo 10 anni di matrimonio ho divorziato da Merunima, ho lasciato la mia casa e ho sposato la mia collega attrice. Ho assicurato la sicurezza finanziaria a Merunima e ai miei figli. Per circa 6-7 mesi tutto andò bene. Poi ho iniziato a capire che la mia nuova moglie non era così affezionata e devota a me. Era solo interessata alla sua bellezza, alle sue ambizioni e ai suoi desideri. In qualche modo mi mancava il tocco amorevole di Merunima e il suo interessarsi al mio benessere. La vita è andata avanti e io e la mia nuova moglie eravamo però diventate due persone separate che vivevano nella stessa casa, non un'unica anima che condivide lo stesso tetto. Non sono mai tornato indietro per cercare di sapere cosa fosse successo a Merunima e ai miei bambini. Dopo circa 6-7 anni del mio secondo matrimonio ho incontrato per caso un articolo riguardo a Madhur Jeffrey, una nuova chef emergente che aveva recentemente lanciato un libro delle sue ricette. Nel momento in cui ho guardato la fotografia sul libro della giovane elegante signora, sono rimasto sbalordito. Era Merunima. Ma come poteva essere possibile? Si era risposata e aveva anche cambiato il suo nome da ragazza. Stavo girando un film all'estero a quel tempo. Lei viveva negli Stati Uniti ora. Ho preso il prossimo volo per gli Stati Uniti. Mi sono informato riguardo a lei e sono andato ad incontrarla. Ma lei ha rifiutato di vedermi. Mia figlia, a quel tempo aveva 14 anni, e mio figlio che ne aveva 12, le hanno detto che volevo parlare con lei per un'ultima volta. Ha accettato, il suo nuovo marito era al suo fianco. A quel punto lui era anche diventato il padre legale dei miei figli. Non posso dimenticare ciò che mi dissero i miei figli in quel momento. Mi dissero che il loro nuovo padre conosceva il significato del vero amore, che accettava Merunima così com'era e non aveva mai provato di cambiarla in ciò che lui stesso era, perché amava lei più di quanto amasse se stesso, che l'aveva lasciata evolvere al suo proprio passo e non aveva mai cercato di forzare, di imporre i propri desideri su di lei. L'accettava e godeva della sua persona così com'era. E lei era sbocciata in una donna sicura di sé, amorevole, affezionata, capace di contare sulle proprie forze, su se stessa. Tutto questo era successo quando lei era entrata in contatto con l'amore e l'accettazione non egoistica del secondo marito. Mentre il mio egoismo, le mie esigenze, la mia
incapacità di accettare la sua persona, l'avevano schiacciata e nel mio egoismo alla fine l'avevo lasciata, scartata. Non l'avevo mai amata. Avevo amato sempre solo me stesso.